l'acqua, l'acqua che serve negli intervalli ogni tanto va, bisogna ricordarsi di riporla. Dunque, Nicoletta, parlare di calcio fa bene? Parlare di calcio sembra faccia bene, soprattutto guardare il calcio fa bene, perché insomma il tifo sembra essere qualcosa di cuore, ma anche di testa. Dopo i cardiologi, forse un po' invidiosi, sono arrivati i neurologi. Allora hanno, con meccanismi sofisticati, con la risonanza magnetica, sono andati a vedere che cosa succedeva nel cervello dei tifosi mentre guardavano la partita. Loro l'hanno fatto, sono i ricercatori della Duke University, hanno misurato quelli di giocatori di basket e hanno visto che neanche Einstein probabilmente era così indaffarato, il cervello di Einstein mentre era impegnato, proprio perché nel cervello, questo hanno scoperto i ricercatori, si attivano più aree contemporaneamente e quindi si attiva l'amigdala che governa l'emozione, l'ippocampo, la memoria. E infatti io, e qua è questo il segreto, perché io vi sento ricordare nomi, gol, passaggi, eccetera, che se io ti chiedessi dimmi chi c'era il tuo compleanno 13 anni fa o 6 anni fa, chi era presente, che cosa avete mangiato, ma chi se lo ricorda? Invece voi, evidentemente questi ricercatori avevano ragione, perché c'è tutto un passaggio, un'attivazione di queste aree cerebrali, e i neurologi dicono quindi che insomma è una bella ginnastica mentale, e anche parlare di calcio fa bene, quindi voi siete fortunatissimi. Noi ci sentissero fare la mnemonica i neurologi. Sì, certo. Quando tu devi sapere che questi due pazzi, io no perché non posso competere con la loro memoria, ma questi due pazzi, dopo cena, stasera, cadrà ad ora molto tarda, uno dei due comincerà a dire, oppure lo dico io da arbitro, calciatori della Fiorentina che cominciano per S, faccio per dire, vanno avanti dei quarti d'ora. Con la M faremo stasera. Facciamo anche i film e le canzoni. I film con la M e le canzoni, capisci queste cose? Sono le cosiddette mnemoniche, in cui loro due sono due fenomeni, tutti e due. E io ogni volta esco... Il tifo è stato un allenamento, forse. Anche il tifo, cioè non molte aree, a parte quella di rigore e quella di porta, ma il tifo... può essere tante cose contemporaneamente, anche una malattia, può essere anche un mestiere per molti tifosi, può essere una religione, può essere un passatempo, può essere una fede, può essere un amore anche, può essere un amore giovanile che poi passa, può essere una cosa che ti accompagna tutta la vita. Verissimo. Fantastico. Verissimo. Sai che può essere addirittura, mi dicevi... può essere addirittura una terapia per dei malati psichici, sì, in qualche io, caso? Nel Dipartimento di Salute Mentale, il dottor Biffi ha praticamente messo a giocare i pazienti con disturbi psichici. Fanno un campionato, vanno, e quindi ci sono altre squadre, sono andati in ritiro quest'anno ad Aosta, in Val d'Aosta, quindi si sono preparati e hanno visto che il calcio, l'attività sportiva in generale, ma sul calcio in particolare, mette in moto tutta una serie di cose. È socializzante, ci sono le regole da rispettare, i tempi di allenamento, e io poi credo che sia importante sulla malattia psichica, ci sono ancora tanti pregiudizi, e quindi no, io penso che ben vengano queste iniziative che cancellano un po'. Prego. Questo. No. Confermo assolutamente, c'è un campionato per diciamo i minorati mentali o comunque quelli affetti da handicap psichici. Aggiungo di più che io ho solo una maglia a casa, e che è della squadra che si chiama Matti per il Calcio, ed è una squadra di appunto handicappati mentali di Roma, che ha vinto 2 anni fa il premio che noi diamo a Milano in alternativa al pallone d'oro, che chiamiamo pallone duro o altro pallone. E ci sono delle storie in questa squadra, perché poi ognuno ha la sua malattia o paranoia. Per esempio ce n'è uno di 40 anni che gioca titolare, che durante la vita normale non vuole essere assolutamente sfiorato neanche con un dito, altrimenti ha delle crisi pazzesche, e siccome gioca centravanti e segna, quando tutti lo abbracciano è felice, però il giorno dopo non lo si può più abbracciare. Ed è vero che queste squadre sono miste, cioè giocano anche alcuni accompagnatori o infermieri, però hanno notato che a livello di socializzazione il pallone aiuta molto,
pallone da calcio, ma esistono delle squadre appunto di questo tipo anche nella pallacanestro, sì, nella sì, pallavolo. Sì, certo. Cioè lo sport come recupero e lo sport come tenere insieme, dare sì. un senso minimo comunque, una passione, una cosa comune. Fa molto bene. E poi penso che sia importante anche proprio come integrazione nel tessuto sociale. Certo, ovviamente queste cose andrebbero, con disturbo psichico andrebbero comunque sostenute adeguatamente, perché poi quasi tutti quelli che le tengono in piedi sono alle prese con sempre più dilanianti problemi economici. Economici, evidente. Perché non è una crisi di vocazione in questi casi, ma no, è una crisi banalmente, una certo, crisi economica. Fanno dei campionati dove non è che abbiano molti spettatori. Strano, perché l'assistenza alla cultura in Italia è un periodo che sta vivendo un periodo d'oro, quindi questo è molto singolare. Però insomma è un'attività riabilitativa. Questo sì, affidata a persone di buona volontà persino, e competenti, perché ci sono sì, ci medici sono, certamente ci sono dietro seguiti. Allenatori, poi leggevo che c'è proprio questa, le squadre che partecipano al campionato sono organizzate da un'associazione nazionale per interazione sociale, c'è l'appoggio della Lega Calcio. Sì, c'è l'appoggio della Lega, il campionato è dell'USP, per tanto per non far nomi. No, e ci sono squadre forti anche a Torino, per esempio. Comunque non ci sono retrocessioni. Senti, si può andare tranquilli a vedere queste partite. E i genitori non si intromettono. E i genitori non si intromettono. Non si retrocede e non ci sono genitori che si intromettono. Sono due requisiti, due soprattutto requisiti. Il secondo, a parer mio. Senti Giovanni Galeone, ti faccio vedere adesso una tabella, a parte che è un peccato levare Diego Maradona che palleggia. Ti faccio vedere, queste sono le assenze totali causa infortunio di queste tre grandi squadre, ma il totale generale è 1471, parliamo di sola Serie A. Vuol dire, questo è il numero di giornate saltate da ciascuna di queste squadre complessivamente. Allora, cosa è successo in questi anni in Italia? Cioè, qui c'è qualcuno che non è più tanto capace di fare il suo mestiere, io credo. Oppure sono tutti che hanno perso una parte, parlo di preparatori, parlo di medici, parlo di terapia, no, non lo so di chi. Bisognerebbe parlare con persone esperte, perché l'allenatore non è moltissimo esperto su queste cose. Io lo potevo essere, o pensavo di esserlo, con cose lette naturalmente. Quando facevo l'allenatore, il preparatore atletico, il coso, facevo tutto io praticamente. Certo, ne rispondevi tu personalmente. Rispondevo io personalmente. Io so che non usavo molto questi attrezzi, queste cose che io personalmente odio, non sopporto, eccetera. Il tuo attrezzo è quello rotondo. Ecco, non lo sopportavo neanche quando facevo il giocatore. Quando giocavi. Io ricordo che da giocatori noi facevamo queste corse, queste cose, questi un po' di ginnastica e poi cominciavamo a rompere le scatole al mister, caldi, perché bisognava giocare. Certo. Adesso tu vai al campo, dove noi arrivavamo proprio quasi agli ultimi minuti, arrivano mezz'ora, 40 minuti prima. Ma non arrivano mezz'ora, 40 minuti prima per prepararsi normalmente, eccetera, perché vanno mezz'ora in palestra. Con i loro computerini, con le loro cose, si piantano lì e cominciano a sbattere questi pesi, queste cose. Io una mia idea ce l'ho, però non sono un esperto. Io penso che non ci sia armonia tra la crescita muscolare e quelle che possono essere i tendini, le guaine e tutto quanto, e quindi loro formano una grandissima forza muscolare. Quando vanno a scentrarsi hanno degli infortuni paurosi, per esempio mai visto tanti infortuni ai legamenti crociati. Una volta, vabbè, quando ti facevi un menisco era già una roba grave, o una distorsione al collaterale interno. Ancora, però adesso si rompono quando vanno contro, non vedi delle volte. Io delle volte mi sembra quasi che non si tocchino e poi li guardo e dico, ma come ho fatto a farsi così male? Ma sono delle rocce, sono delle bestie incredibili. Il fatto è che a volte non si toccano, cioè noi abbiamo visto infortuni anche bruttissimi da vedere, tipo quello di Ronaldo. Sì. Cioè si fanno, saltano da soli. Una volta c'era quello che ti faceva male entrando, adesso io non ho ovviamente delle percentuali perché appunto mi sento strano. Ho visto la nocchia anche l'ultimo. La penso come sì, lui, la ieri. Ma credo che moltissimi, e per le condizioni del campo e perché magari allungano, però molti si fanno male da soli.
Nicoletta, ascoltando loro due, quello che diceva Galeone in particolare all'inizio, c'è una frase di Piero Volpi, ex cacciatore, oggi medico illustre, sì, traumatologo, che hai avuto ospite da te e che ogni tanto fa compagnia anche al programma mio radiofonico, che usa un'espressione secondo me magnifica per rendere quel concetto. Dice che questi giocatori si sono creati dei motori da Ferrari su telai da Topolino, o da fuoriserie, ma non da Ferrari. Esatto. E quindi è giusto, bene, ci sta come idea? Sì, ma qualcuno li ha aiutati a crearseli. Qualcuno li ha aiutati a crearseli e in maniera... questo qualcuno non risponderà mai, come si diceva, certo, una volta di fronte, non dico a Dio, ma almeno agli uomini. Certo. Perché il muscolo o tu vai per anni in palestra e lo fai aumentare, oppure ci sono altri modi più veloci. C'è dubbio. Però non può essere solo muscolo. Da un lato questi costano, è uno dei paradossi di questo calcio. Come diceva Giovanni, il potere del calciatore è enorme. Però sembrano si uccidono così anche i cavalli, cioè i poteri dei giocatori sono enormi, ma vengono trattati come carne da cannone. E si fanno però anche trattare come carne. Si fanno anche trattare, probabilmente li pagano meglio di quanto pagassero Enrico Totti durante la prima guerra. Però il risultato. Non è da escludere. Ecco, no. Sì, non è da escludere. Però il risultato è questo. Cioè non c'è più preparazione, è una cosa che sedete, anche Piero Volpi ha detto. La prima responsabilità è che non c'è più preparazione estiva, intanto. Sì. Perché dopo sei giorni che questi sono arrivati con gli infradito dalle Maldive, c'è già il torneo dove giochi con Real Madrid in diretta TV e non puoi fare brutte figure. In diretta TV magari non hai, se perdi un casino. Certo. Devono giocare tutti, anche uno che non sta in piedi, perché certo, così. E questa è la prima cosa. E tu non la riacchiappi più, cioè certo, ci sarà stato un motivo se nel vecchio calcio tutti facevano 20 giorni in Val di Fassa o in Val d'Aosta giocando contro la rappresentativa Ferrovieri. E se a parità di partite più o meno, metti 3-4 in meno all'anno, giocavano in 16 più 2-3 ragazzi della primavera, no? Perché queste erano le rose fino a 15 anni fa. Non ne volevo neanche di più io. Siccome sei decimato, devi averne 28. Simone, a rapporto. Ritocca Simone Tangolo, che stavolta però si esibisce su una lettura meno colta. Meno colta. Una battuta, nel senso che io penso che Gianni Galeone ogni tanto leggerà anche lui qualcosa di diverso, magari un giallo, magari il giallo che ha scritto Gianni Mura nel 2007, edito da Feltrinelli, che si chiamava e si chiama Giallo su Giallo, che è un giallo ambientato al tour, e io ho scelto... Sì, bene, bravissimo. Ho scelto un passo che è un quadro della Douce France, è una serata molto francese questa, no? Avete sentito Matilde prima. Che è un passo insomma, che rende l'idea di cosa piace a noi bon vivant. Su questo fatto del foie gras ho ragionato. E se non gliene importasse nulla a nessuno? Mi è venuto in mente Brera, le pacchiate e le ilari ciucche. Mi è venuto in mente perché sono tornato al tour. Perché mi piaceva, chiaro, ma anche per cambiare scrittura una volta l'anno, per garantirmi una chanson de geste sempre più sforacchiata, epos foracchia epos, per essere insieme cronista e colorista, cioè prendi due e paghi uno. Escalope de foie gras au pêche per Carletto, animelle brasate per me. Bel posto, la tonnellerie, champagne nel giardino interno, poi comincia a piovere. Al ristorante non ci sono portacenere. Torno fuori a fumare. La patronne mi segue. Guardi che si bagna. Indico la sigaretta con aria colpevole. Ma bastava chiederlo il portacenere. Voilà. Questo è un paese civile. Abbiamo due sale distinte. Dopo degustiamo una vieille prune de Souillac davanti al caminetto acceso. Fuori continua a piovere. Douce France. C'è anche una bibliotechina per gli ospiti. Prendo i racconti di Maupassant e mi addormento dopo 3 pagine. Non è colpa di Maupassant. Il piumone è morbidissimo. La Douce France, la dura vita degli inviati al tour, è tutto vero. Non è sempre così, però no, la tonnelleria era andata così, sì. La tonnelleria è andata così.
dubito soltanto, Simone ha letto benissimo come già prima e come farà dopo, dubito soltanto sono che la patron ti abbia detto con quel tono un po' carico che ha usato lui, perché in genere le patron... Sì, sono, no, vabbè, lui non è una patron, infatti certo, ha fatto quindi, un tono... E quindi ha fatto un altro fatto un tono maschile, certo, la patron aveva un'aria da zia proprio, certo. Un abito a fiori... Di quelle che ti adottano. Io credo che tra un minuto o due abbiamo di nuovo un'altra pubblicità. Allora, prima di allora, vorrei farvi sentire un file radio, un intervento che tu hai fatto a Radio 24 il 9 settembre, quando io mi ero sbagliato a dirti, lo scorso 9 settembre, beh, ma questo potrebbe essere l'anno della Juventus. Senti cosa hai risposto. Cosa dici che la Juventus poteva fare i salti mortali se fosse arrivata ottava? Quest'anno se arriva settima, insomma, va bene, è già migliorata. Allora, io dopo ve lo faccio risentire perché l'audio, insomma, è buono in radio, ma qua non è perfetto. Lui ha detto, l'anno scorso la Juventus è arrivata ottava, quest'anno... potrebbe arrivare settima. Allora, a oggi la classifica dice Milan 55, Napoli 52, Inter 50, Lazio 48, Udinese 44, Roma 42, Juventus 41. Risentiamo un attimo il fine. Cosa dici che la Juventus poteva fare i salti mortali se fosse arrivata ottava? Quest'anno se arriva settima, insomma, va bene, è già migliorata. Adesso ci spieghi, tu sto film l'avevi già visto prima, com'è? Avete delle anteprime speciali oppure ci pigli oppure c'è cioè, fortunato? No, nel calcio si può sbagliare di più, però è una delle materie in cui, cioè è uno sport in cui non si tiene conto delle qualità tecniche e non si fa una valutazione della squadra secondo le qualità tecniche. Nel basket è facilissimo. Sì. Ma nel rugby, intanto, cioè, tu dici, io questi giocatori, questo è bravo. Se tu nel calcio provi a dire che hai un giocatore appena decente, il procuratore di questo giocatore è immediatamente... Chissà, immediatamente, no, da Boccassini, altro che processi ti piantano. Ti piantano denunce, cose, di tutti i colori te ne fanno. Ma veramente, sì, ti assicuro. Cioè, si sentono subito... I giocatori, secondo me, mangiano pane e sensibilin la mattina, che è un prodotto particolarissimo. È una cosa pazzesca. Non puoi fare una valutazione tecnica. Ecco, e quindi... Allora, io faccio una valutazione tecnica della Juve, sì. E abbiamo già fatto prima. Sì. E ti dico il mondiale, perché è andata a finire così con la 76esima squadra, la 42esima, eccetera. Perché Chiellini e Cannavaro giocavano centrali. Questa è una delle prime ragioni. 56 gol subiti. Devono rimettere in piedi una difesa? Chi vanno a prendere? Prendono Motta, che è un bellissimo ragazzo, che ha una bellissima corsa e piace molto. Avevo anche un'immagine. Quando... Eccolo qua. Eccolo. Sì, un bel ragazzo. Sì, quando spinge è un buon giocatore, eccetera, ma non sa neanche da che parte si comincia a difendere. Allora, se io devo mettere a posto una difesa, oggi leggo che prendono Santon, va bene, continuate tutta la vita così. Certo. Ti devo dire. E tu continuerai a dire che arrivano tra settimi e ottavi, no? Sesti l'anno prossimo, lui sesti dirà l'anno perché... prossimo. Vabbè... Se arrivano... Sì, però adesso avremo i procuratori fuori allo studio, però in base a quello che ha detto lui. Scherzo, per carità, io ti dico che la Juventus, credevo che quest'anno con Del Neri, Marotta è un uomo di calcio, insomma, un ottimo, che ha fatto bene anche alla Sampdoria, eccetera, si muovesse meglio sul mercato. Le prime avvisaglie c'erano, perché Krasic è un buon giocatore, certo. Sicuramente. Però De Neri, che è molto bravo nel fare il 4-4-2, che ha sempre fatto questo schema di gioco, eccetera, eccetera, non è riuscito così a proporre quel gioco con continuità. No? E allora è andato un po' in confusione, hanno perso un giocatore importantissimo che era Quagliarella, questo bisogna dirlo, certo. Onor del vero, perché questo forse oggi sarei smentito, perché potrebbero essere quarti. Potrebbero avere qualche punto in più, con Quagliarella sicuramente Quagliarella l'avrebbero avuto. Hanno 40 milioni di euro in fortunati di centravanti, tra Toni, Quagliarella... Sì. A Mauri che hanno dato via, eccetera, hanno speso per centravanti più, e non mettono a posto una difesa che fa acqua da tutte le parti. Dai, oggettivamente. Il discorso. Ancora un intervallo, Gianni, scusa. Tornerei con una certa urgenza da Patrick Pavesi per sentire come se la sta cavando il Napoli, perché a questo punto deve segnare, o segna o va fuori.
Beh, diciamo che per il momento non ci sta provando un granché, la partita sembra saldamente nelle mani degli spagnoli, sempre 2-1 al Madrigal di Villarreal. È entrato però nel Napoli Cavani al posto di Sosa all'ottavo minuto del secondo tempo, la cosa però sembra non aver dato una grande scossa alla squadra. Vi segnalo, notizia che non aveva andato nel primo tempo, un incidente avvenuto a bordo campo in occasione del gol di Amsic, che si era rotta una balaustra dello stadio ed erano caduti alcuni tifosi del Napoli che stavano esultando. Ecco, possiamo tranquillizzare i nostri telespettatori perché non è accaduto nulla di grave, sono stati ricoverati in ospedale ma nessuno in gravi condizioni. Gigi, sono arrivate tante mail, io te ne giro un po' ricordando il nostro indirizzo studio1footballclub@studio1.it. Una di queste è di grandissimi complimenti per l'interpretazione di Matilde Bocchi, che ci chiedono se tornerà insomma in diretta per farci sentire qualcos'altro. È imminente. Benissimo, è limitato alla serata, ma è imminente. Benissimo, allora possiamo subito tranquillizzare il nostro telespettatore. Vi giriamo un'altra email piuttosto interessante. Ci scrive un nostro telespettatore, Antonio. Fino a qualche tempo fa era opinione diffusa che il calcio italiano fosse il calcio più bello del mondo. Oggi invece si usa a dire che è quello più tattico. Un modo elegante per non dire che quello nostrano è tra i più brutti in assoluto. A mio parere, dice Antonio, che chiede la vostra opinione, è sufficiente una squadra senza grandi campioni ma che gioca in velocità per battere le squadre italiane. Che cosa ne pensate? Un'ultimissima cosa, Gigi, perdonami, ricordo anche il nostro sito www.studio1.it perché ci sono telespettatori che ci seguono via web dalla Toscana. Uno di questi chiede a mister Galeone un ricordo della sua esperienza alla San Giovannese. Alla San Giovannese. Hai fatto la prima comunione a San Giovanni Valdarno o 79. Cosa? 79. 38 anni, giovane. Arrampicavo sulle grondaie ancora, eri sugli giovane, alberi. Sì. Beh, alla domanda di Antonio mi sembra che abbiamo risposto tutti annuendo, no? Mentre la formulava. Antonio ha ragione, non c'è dubbio. Basta, e ha ragione lui, senza tante cose. Gare, tu hai una a San Giovanni avevo, il mio ricordo è che avevo una squadra, ed era il 79, come ti ripeto, dove il più vecchio poteva essere, credo, del 1960. Quindi avevi 19 anni, 18 anni. Avevo del 62. I tre più vecchi poteva esserci Baldini, attuale di Cappello, ex direttore generale della Roma. E adesso in Inghilterra. Adesso in Inghilterra. Va bene. Bella squadra, giocava bene. Giocava bene, tutto piccinini. E ci leggi anche questa formazione che ti hanno chiesto questa prima? Questa formazione ha bisogno di Gianni Mura, perché ti spiego subito. In Italia non riesco a fare un gioco con i tre attaccanti come piace a me. Allora l'unico gioco che mi intriga adesso è quello tipo Bayern, tipo Real, eccetera, eccetera, con due centrocampisti, tre in pratica mezze punte, o punte anche, o punte e una punta davanti. I tre lì mi riesce difficile. Comunque Buffon, Zambrotta, Bonucci, Ranocchia e Balzaretti. De Rossi e Marchisio a metà campo, davanti. Uno sicuramente Balotelli. Pensavo a Cossu, Cassano e Pazzini centravanti. Hai capito? E tu che dici? Io cosa dico? I tre, difficile. Io forse per quattro undicesimi la condivido. Quattro undicesimi? Ma forse neanche quattro. Sono d'accordo su Balzaretti, posso dirlo. Sì, anch'io molto. Beh, Ranocchia. Ranocchia e anche su Ranocchia. Buffon. E Buffon, va bene, tre. Gli tre. Altri, De Rossi. E Riboci. De Rossi. Se gioca così, no. Cossu è simpatico ma un po' anzianotto. Balotelli. Allora io ti dico uno che metterei in mezzo al campo, a pari età di Cossu, il figlio di Bruno Conti. Conti? Daniele. È qui, e però era in panchina? In panchina. Allora vedi, su, è tutto sommato. No, Conti, ma ci crediamo. Cagli, Nicoletta, controlla che ci fosse davvero Conti. È vero. Poi cancello e ho messo Marchisio. Beativo che non avete bisogno di occhiali. E terzino quindi metterei Cassani. Perché mi esime dal mettere Cassano, perché sennò sembra un gioco di parole. Senti Gale, tu una volta hai detto, ne hai dette tante, ma se ne hai dette tante qua c'è un elenco che non finisce mai, però hai detto oggi in panchina ci sono i fanciulli in carriera, parlano in TV e dicono tutti le stesse cose, sembrano usciti da una fotocopiatrice. Questa frase l'hai detta nel 1999, mi sembra che non sia migliorata la situazione, no?
se parliamo di dialettica. Vabbè, ma questi sono ragazzi, sono bravi. Questi no, bravi, e non dicevi che erano cattivi. No, quella volta era peggio ancora. Era peggio ancora? Sì, che adesso qualcuno è più antipatico, qualcuno più simpatico, però qualcosa ha cambiato. Una volta c'era il periodo della moda di Sacchi, sì. E allora Sacchi aveva tirato fuori la famosa intensità, no? Intensità. E tutti dicevano la vittoria perché erano stati intensi, la squadra era stata intensa ed era stata punita dagli episodi. Adesso invece il termine è importante. L'aggettivo è importante. Abbiamo fatto cose importanti, abbiamo vinto una partita importante, sì, è tutto importante. È tutto importante, sì, è importante. Va un po' a mode. Senti, vediamo se lo dico. E allora Lidl... Lì. E Rocco parlavano in maniera diversa. Sì, forse sì. E Massone anche, e cosa anche. Senti, quanto abbiamo tirato fuori, ecco, due score di due allenatori che quest'anno stanno facendo molto bene a parer mio, no? Uno è Donadoni perché tanto la squadra l'ha presa a un certo punto. Neanche un pari. 8 vittorie e 6 sconfitte, nemmeno un pari da quando è arrivato lui. Quindi anche questo, no, è un segno di non so come dire, di giocarsela, perché poi dopo un po', da quando è arrivato lui, la classifica vedrebbe il Cagliari staccato da 7 punti dalla prima, che sarebbe il Napoli, in questo caso. E quindi questo mi sembra un bello score. L'altro, che io ho sempre stimato molto poco, ma quest'anno sta facendo molto bene, mi sembra Malesani. Non è mai stato il mio genere, personalmente. Però devo dire che col Bologna, 35 punti sul campo... No? Anche se sono solo 32 in classifica per la penalizzazione, la seconda difesa casalinga, tutti sti punti al Dallara, tutti sti gol in finale, comunque soprattutto se vai a leggere la formazione è apposta, voglio dire, perché la formazione del Bologna è tipo la mia nazionale italiana. Cioè che non... In teoria non c'è tanto, ne condividi tre nel Bologna, qua 4, dai. Sì, Bologna 2 forse. 2. Senti, ma è vero che una volta, io so sempre qua le che... querele che arrivano, dei procuratori. Sì, certo. È vero che una volta, nel 1992, Berlusconi ti disse: quando se la sente mi faccia una bella telefonata, io ho in mente grandi cose per lei, e tu non gli hai mai telefonato? No, a parte, io non ho mai telefonato a nessun presidente, né a nessun direttore di giornale, per lamentarmi di qualcosa. Con il presidente Berlusconi ci siamo incontrati dopo, sono stato invitato anzi, veramente, dopo la vittoria a Vienna. Mm-hmm. Nel 90? Presidente, sì, 92. Dopo la Coppa dei Campioni. Contro il Benfica, no? Sì, 90. E lì ero tornato dopo piedi con Arrigo Sacchi dopo la cena e abbiamo trovato il presidente con altre due persone, uno era Massaro, mi ricordo benissimo, che si sono alzati subito però, eccetera, e ci siamo messi a parlare. Parlavamo di calcio, una roba là, lui un po' prendeva in giro Arrigo e diceva: ti permette, vero mister, che io parli con Galeone, che lo considero? Lo prendevo, faceva un po' di formazioni, ogni tanto ne faceva giocare 12, ma insomma ci stava. Ma abbiamo passato una serata abbastanza lunga, così, sì, così parlando di calcio, eccetera. E dopo mi ha detto, effettivamente, però lui quella volta probabilmente gli piacevo come allenatore, certo, come cosa. Vabbè, avrà fatto un pensierino. E ma non credo, non credo, però probabilmente prima di Arrigo o insieme ad Arrigo poteva avere questo dubbio. Poteva avere qualche idea, forse. Anche perché col Pescara giocavamo molto bene. Un allenatore innovativo di quel tempo. O lui o Sacchi. Le alternative erano queste due, sì, certamente. Sì. Lui era più di sinistra. Lui però era più di sinistra. Per questo già non aveva preso Bagnoli. Esattamente, e l'aveva anche dichiarato poi, certo, ufficialmente. Per cui meglio Arrigo. Ma meglio Arrigo anche per il Milan, poi per come è andata, no? Anche se manca evidentemente la controprova. Nicoletta, da un punto di vista, no, non dico clinico, ma insomma, è meglio un gol fatto o un gol subito? Parlo di emozioni, stranguglioni. Beh, di... Sì, sempre secondo queste ricerche, questi neurologi che si sono presi un po' la briga di andare a vedere che cosa succede dentro, c'è questa cosa magnifica, che si ricordano più i gol segnati di quelli subiti. Per questo poi alla fine
Io spero che mio marito adesso si ripigli, sì, no? Sì. Che pensi? Quando è che ha fatto il gol l'Inter di recente? Di recente insomma... Di recente l'ha subito e meglio, bisogna aspettare la prossima. Vabbè, l'ultimo l'ha preso, però... qualche volta l'avrà fatto. Beh, altro che col Cagliari, volta, col Cagliari. Sì, non darete disfattisti. Quindi... 1-0 rimangono impressi. Carlo, perdonami. Non era dei più regolari. Rimangono più impressi, comunque. Io non so regolari o non regolari, ma... No, più impressi sì, voglio dire però che certe volte il gol che fa, che la tua squadra fa, ti dà un'emozione talmente forte che magari è pericolosa quanto un gol che, quanto e magari più un gol che invece subisci, che magari lo becchi così e, capito, e ti dà meno adrenalina. Secondo me si muove comunque qualcosa. Per cui... Tipo, adesso vi fermo perché dobbiamo tornare dalla nipote... di Otello. Otello era il nonno di Matilde Bocchi ed era il custode dello stadio Tardini di Parma. Tanto per, ho detto bene Matilde? Tanto per collegare delle liaison. I crociati. Esatto, che downshows che vanno tra calcio, musica, incroci, Francia, Italia. Poi se c'è una città francese in Italia è la città di Maria Luigia, quindi è... E Parma, eccetera. Stavolta, se non ho capito male, siamo a un altro pezzettino di quelli, uno qualunque, una chanson de vieux amants, no? Mi pare di aver capito. Beh, ormai qua il gradimento è altissimo, ci aspettiamo. Speriamo. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage. Mille fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient de cette chambre sans berceau, des éclats de vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi, celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux ventin, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi je sais tout tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon temps. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cortège, et plus le temps nous fait tourment, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon temps, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Brava Matilde, strepitosa, non smontare quella postazione, perché ormai siamo vicini al finale, no, non è ancora la fine del programma, però io credo che prima del finale...
Gale ti raggiungerà da quelle parti. No, no. Non so se canterà o meno, perché sta cantando bocca chiusa per il momento, ma insomma arriverà lì vicino e così farete voi il gran finale. Un paio di minuti, credo, per andare, sì, per chiudere questa parte. Allora, se non abbiamo, questo lo guardo, non abbiamo segnali positivi da Villarreal, e allora... Aspettiamo la zona Mazzarri. Aspettiamo la zona Mazzarri, certo, ha funzionato tante volte quest'anno. Inutile far gol prima. Senti, Mazzarri, il livornese Mazzarri, parlaci in questi due minuti del livornese Allegri, che è stato uno dei tuoi allievi prediletti, forse il prediletto, e che tu stai seguendo evidentemente con interesse, no, in questa sua avventura milanista. Ti sta, come dire, dando piacere fino in fondo? Ti sta... Lo sa anche lui che non sta giocando bene in Milan, lo sa anche lui, però ha dovuto cambiare mentalità, tipo di gioco, ha avuto un sacco di infortuni. Soprattutto la mentalità del Milan è quella che ha dovuto modificare, perché lui pretende un gioco con molti inserimenti dei centrocampisti e un gioco, una volta conquistata la palla, che si sviluppi più velocemente. E invece il Milan era abituato molto a giocare palla su Pirlo, palla dietro, palla ancora su Pirlo, su Ambrosini, su Seedorf, continuavano a giocare fino a quando andavano quasi a colpo sicuro dopo aver tordito l'avversario, nelle volte che riusciva il gioco del Milan. Adesso cambiarlo è stato difficile, non sta giocando benissimo, bisogna dire la verità, però la concorrenza è poca, l'Inter ha sballato a inizio campionato, non tutto è per colpo di Benitez naturalmente, certo, però ha sballato, quindi ha perso contatto, la Roma si vede com'è, la Juve lo si sapeva già, c'è questo Napoli che è una grande novità e può mettere, può dare fastidio, anche se non credo che fino alla fine ce la faccia, però insomma, Max ha una squadra forte, appena recupera un po' tutti potrebbe farcela a vincere il campionato, a laurearsi campione d'Italia, perché è la prima volta credo che succeda in Italia che non c'è neanche un allenatore che non abbia vinto uno scudetto. Non ce n'è neanche uno. No, nessuno. 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 A chiunque tocchi sarà una vittoria inedita. Una vittoria inedita. Questo è vero. Il gran finale è tra poco, l'ultima pubblicità e poi... Io come canto. Torniamo subito da Patrick Pavesi e alle agenzie, sperando ci siano novità. Non ci sono novità, purtroppo il Napoli proprio non riesce a segnare il gol che significherebbe qualificazione. Ci è andato molto vicino al 21esimo della ripresa con Cavani, che è entrato in partita e sta davvero mettendo in difficoltà la difesa spagnola, ma il suo tiro ha colpito in pieno il palo. Un'altra girata dell'attaccante partenopeo, non ha avuto miglior fortuna. Mazzarri ci sta provando in tutti i modi, è entrato anche Mascara a dare manforte a Cavani in attacco insieme a Lavezzi, che già stava giocando il primo tempo, ma per il momento nulla. Se ci si è messo anche il palo, Gale, ho paura che sia... Vediamo, c'è tempo. Vediamo, c'è tempo ancora, sì, qualche minuto, un paio mi pare aver capito, più recupero. C'è una grafica anche per Gianni Mura, adesso la regia ce la manda, è carina, credo, è carina. Guarda un po' se ti piace questa, questo Tour de France, questa bicicletta. Sì, hanno fatto magrissimo, è molto bella. È carina, dai. Molto. È carina. Dà un po' un'idea, no? Di bella. Di che cosa, di come passi i mesi di luglio da molti anni a questa parte. Dal 91. Dal 91, sì, dopo già. Ah, dopo il 67. Dopo alcune 68, edizioni, certo, giovanili, chiamiamola. Senti, non so se ce n'è anche un'altra di grafica, non ricordo bene. Forse quanta sì. Quanta strada nel mio sangue. Che riguarda invece questa storica rubrica domenicali, 7 giorni di cattivi pensieri su Repubblica. Sono ispirati. Sono ispirati, vedi che bellina anche questa. Sì, mi hanno fatto la giacca, ma pazienza. Sì, ti hanno fatto la giacca con la cravatta pure. E hanno dato anche un 10, che se la potevano risparmiare. I 10 non sai cosa siano, i 9 sono rarissimi. No, ho dato due 10. Due 10. Uno a Lea Massari perché esiste, molti anni fa, e l'altro a Malgioglio quando ha sputato sulla maglia della Lazio. Ah, fantastico, meglio spiegare perché. Sì, perché certo, non per il gesto, ma perché era perseguitato da questi tifosi, a proposito, che gli gridavano attorno dai tuoi mostri. Lui aveva una scuola per bambini cerebrolesi, sì,
E questo è stato usato contro di lui dai tifosi. Ha preso un gol supermercato, la curva gli urlava, torna ai tuoi mostri. Era esasperato di questi insulti, all'uscita dal campo ha sputato sulla maglia, tutti lo hanno linciato, io gli ho dato 10. Credo che... Volevo che si sentisse meno solo. Siamo pagelle terapeutiche, sì, poi... Sì, sì. Ti vengono, so, io sto vedendo un 9 adesso, no, un 9 ti torna poco, sto aspettando, ecco, se arrivassimo a un 4... Ultimamente ho dato molti 0,5. Sì. Ma un 4 adesso anche così, meno da Blè, come ti viene? Anche meno 5, uno. Sì, a volte vado, dipende, se riesco a indignarmi davvero. Un 5, Un 5 ai livelli del calcio che stiamo vedendo in Italia, io non gli do la sufficienza. No, sei d'accordo, Gale? Sì, poca roba. Sì, poca roba. Però ci ho sperato, devo dire, all'inizio del campionato, che si vedesse qualcosa di meglio. Poi il coraggio scema e la prudenza aumenta. Perché avevo visto, per esempio, le squadre medio-alte. Certo, tipo Palermo, cosa eccetera, che avevano puntato su dei giocatori tecnici. Sì. La Lazio ha fatto il salto con Hernandez, Serrate, Palermo, Ilicic, Pastore, Hernandez stesso, questo ragazzotto che sta giocando adesso, guarito, Piniglia, no? Chissà, qualcosa hanno scoperto. Poi si ferma tutto, come Ilicic sbaglia due partite, addio, come Jajic sbaglia mezza partita, addio. Non andiamo molto avanti così. Nicoletta, l'ultimo consiglio, come si deve alimentare un tifoso? Da stadio, da casa? Da casa è più semplice, perché comunque è a casa propria. Deve soprattutto bere il tifoso, ma non alcol, ma se vuole aumentare la concentrazione dovrebbe bere acqua. Perché comunque lo stress, mentre io vedevo già ieri i tedeschi che arrivavano a Milano sotto fiume di... Pasti leggeri, carboidrati, insomma zuccheri a pronto assorbimento, e evitare anche il fumo, dicono, perché per il problema... sì, però negli stadi si fuma o no? Tu hai notato che c'è una percentuale di obesi tra i tifosi altissima? Sì, cioè non parla un fil di ferro? No, ovvio. Però noi siamo... gli italiani si distinguono per essere i tifosi da poltrona, no? Sportivi da poltrona. Quelli che vanno allo stadio in genere esibiscono il torace nudo anche alla vigilia di San Silvestro. Sono quelli che noi, no, potrebbero avere vantaggio nel fare quella famosa tessera del tifoso abbinata al controllo cardiologico. Noi stiamo pensando a loro. Anche a loro. Anche se i magretti non devono stare troppo... certo, magari hanno altro. Ma io consiglierei un bel tifo al Bar Sport. Al Bar Sport cosa vuol dire? Cioè che dove ci sia aggregazione, sì, ma non sei da solo, non devi intrattenere magari le persone che vengono a casa da te, per cui non sei allo stadio dove c'è questo tifo da stadio che ti agita. Secondo me il bar potrebbe essere una via di mezzo. Una via mediana al tifo consapevole. Vediamocela così, perché mi sembra che Mathilde, no, non per mancare di rispetto, ma perché dato che stasera abbiamo scoperto una fuoriclasse. Mathilde Revenu. Che era prevista per due brani e invece ce ne regala un terzo, giusto, quasi a fil di sirena. Vai, Mathilde. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous
déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Voilà. La javanaise di Serge Gainsbourg. Gainsbourg nella... Bah, interpretazione è dire poco, di Matilde Bocchi. Un grazie, un bacio che arriva da tutto il tavolo. Una veloce escursione ancora alle agenzie, perché adesso il tempo la sta davvero per scadere, per sentire se il Napoli è finito e se del caso fosse mai finito bene, ma mi sembra di spiare di là dal vetro che... In realtà la partita non è ancora terminata, ma mancano pochissimi secondi e il Napoli sembra non avere la forza di raddrizzare questo risultato che lo vede soccombere per 2-1 e dunque eliminato dall'Europa League. Ricordiamo, anche se non è ancora stata fischiata la fine della gara, la sequenza dei gol: Hamsik per il vantaggio partenopeo nel primo tempo e nel finale, sempre del primo tempo, il gol di Nilmar e poi quello di Giuseppe Rossi per il 2-1, che a questo punto dovrebbe essere definitivo. Hanno preso questo 1-2, no? L'1-2 è sempre quello che... L'1-2 a finale di tempo è quello che ti segue. Noi siamo andati a riposo sull'1-0 per il Napoli, sembrava. E invece 43-47. I gol a fine primo tempo, soprattutto se sono due, fanno malissimo male. E sembra che il Napoli sia riposo. Poi c'è una flebile speranza, insomma. Va bene, allora, grazie a Patrick Pavesi per il suo contributo alla regia, dalle agenzie di Matilde Bocchi, abbiamo detto, ma soprattutto avete sentito. Adesso ho una lunga elenco di ringraziamenti particolari, che sono innanzitutto alla regia di Valeria Grandi. Non so se avete notato queste scenografie splendide che hanno accompagnato anche le canzoni, a Patrizia Bocconi, la scenografa del Bayern, scherzosamente ovvio, Franco Buso, direttore della fotografia, la squadra formata da Didi Gnocchi, anzi capitanata da Didi Gnocchi, con Tiana Mihailovic per la sigla, Gabriele Raimondi retroproiezioni, eccolo qua, retroproiezioni, Matteo Moneta per le immagini, Jacopo Trini Castelli e Martino Furla per l'impaginazione grafica, e poi Alfredo Lovino, assistente alla regia, Cristiana De Marchi, mixer video, Andrea Carrara, capotecnico, Massimo Dottore, controllo camere, Pietro Bertoni, tecnico suono, Beppe Girolamo, assistente di studio, gli operatori di ripresa Nando Lanzalone, Salvo Martino, Alessandro Meroni, Gianfranco Senese, RVM Massimiliano Del Negro, mixer luci Michele Giorgi, microfonista Luca Alpini, macchinista Mimmo Caputo. Grazie anche a Maria Bianucci e Franco Piantanide per il loro apporto creativo. Alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, diretto da Luca Ronconi e fondato da Giorgio Streller. A Roberta Locatelli, segretaria di produzione, e al produttore Giancarlo Fontana. Grazie infine a Francesco Tartar, amministratore delegato e direttore di Studio 1, perché tutti questi saluti con la M maiuscola, una settimana di pazienza, giovedì prossimo alle 21 capirete perché. Ciao Nicoletta, grazie. Ciao Gale, ciao Gianni, grazie di questa magnifica serata. Buonanotte. Ciao. È finito o no? La nostra squadra.
Che meraviglioso partita, spettatori italiani.